Il fenomeno delle fasi lunari è dovuto al fatto che nel suo moto intorno alla Terra, la Luna viene a trovarsi in posizioni differenti rispetto al Sole. Per un osservatore terrestre, varia di conseguenza la parte del disco lunare che appare illuminata. Nella fase di novilunio, la Luna è in congiunzione col Sole rispetto alla Terra. Sorge e tramonta con il Sole e non è visibile perché mostra alla Terra l'emisfero non illuminato. Nella fase di primo quarto, le direzioni Terra-Luna e Terra-Sole formano un angolo di 90 gradi e metà dell'emisfero rivolto alla Terra è illuminato. Nella fase di plenilunio, la Luna, rispetto alla Terra, è in opposizione col Sole. L'emisfero rivolto alla Terra è completamente illuminato. La Luna sorge al tramonto del Sole e tramonta all'alba. È visibile per l'intera notte. Nella fase di ultimo quarto, come al primo quarto, solo metà dell'emisfero illuminato è visibile dalla Terra, ma in tal caso nella seconda parte della notte.